probably like me. So now we expected to have many people resist. Ci aspettavamo che molti facessero resistenza nei confronti del nostro film, che provassero a bloccarlo, ma non ci aspettavamo che un museo di arte contemporanea, un centro di cultura e pensiero, non permettesse la visione del film. È stata una grande sorpresa, ma quello che è successo con il Maxi è esattamente quello che mostriamo nel film Girlfriend in a Coma, e cioè la difficoltà in Italia a riconoscere la natura vera dei problemi e soprattutto la volontà di bloccare ogni tipo di discussione, il che è deplorevole. È stata una vergogna che il Maxi abbia preso questa decisione, ma per noi è stato comunque positivo, perché ha portato molta attenzione su noi e sul film. Penso che Sergio Marchionne voglia portare il cambiamento. Ha sfidato il potere di Confindustria e dei sindacati sul contratto nazionale dei lavoratori e finora è riuscito a salvare la Fiat, che stava fallendo con 5 diversi amministratori in 5 anni. Marchionne è riuscito a dare alla Fiat la possibilità di diventare un'azienda di successo a livello globale comprando la Chrysler. Quindi penso sia un ottimo manager. L'Italia dovrebbe essere uno dei paesi più importanti al mondo nella costruzione di auto, ma non lo è, perché le fabbriche di auto sono troppo inefficienti, troppo improduttive rispetto a quelle, per esempio, che ci sono in Brasile o anche in Inghilterra. Quindi qualcuno deve trovare una soluzione per rendere queste aziende di nuovo produttive come lo erano 30 anni fa. È possibile, può essere fatto, non so se Marchionne riuscirà a farlo, ma so che il futuro dell'Italia passa anche da questo. Italian factories are unproductive.